Quello che sto cercando di dirvi è che ho la sensazione che la mia vera vita non è a casa con la mia famiglia o al lavoro o in fila ad uno sportello della banca. La mia vera vita, la mia vita reale, si svolge in realtà in un lager. Fuori sento abbaiare dei cani e della musica che proviene da dei grammofoni e il marciare dei soldati. E sui muri ci sono delle fila di letti e sdraiati sopra di essi vi sono i dannati. Condannati. E loro sono così bianchi. Sembrano delle statue di gesso. E negli occhiai, dove si perdono i loro occhi, nella chiostra sporgente dei denti, chiusa nella cuccia. Noi stessi vogliamo essere prima aiutati.